Dunque, per quasi due secoli, fino a 40 anni fa, insegnare la letteratura nei licei ha voluto dire raccontare una grande narrazione, quello che i filosofi francesi chiamavano una grande narrazione, fondata sul nesso letteratura, identità nazionale, storia. D'altronde si sa che ogni popolo trova la propria identità in un racconto mitico, che può essere anche una leggenda. In Italia è stata la letteratura a creare questo racconto mitico, il mito dell'identità nazionale. E questa realtà dava senso non solo alla letteratura, che era la base dell'unità nazionale, ma a chi la insegnava. Il professore italiano, soprattutto quello dei licei, formava una classe di dirigente nella cui cultura l'educazione letteraria e il momento umanistico costituivano ingredienti fondamentali. Mi ricordo che mio padre, per esempio, conosceva Pascoli, D'Annunzio, Carducci abbastanza bene, come ogni uomo di cultura di allora conosceva i maggiori poeti contemporanei. Se io dico a voi, fatemi tre nomi dei maggiori poeti contemporanei viventi, ne sapete fare? Quanti sono sanno fare tre nomi fra i maggiori poeti italiani viventi? Io penso che quasi nessuno di voi abbia, non dico tre, ma un nome di notevole poeta italiano vivente. Ma fino a 40 anni fa era ovvio, io quando andavo al liceo, Montale non aveva vinto il Nobel, ma sapeva a memoria gli Ossi di Seppia, esattamente come altri due o tre colleghi di liceo, non era l'unico. E Montale allora aveva 50 anni, non aveva vinto il Nobel. Oggi chi di voi conosce un poeta contemporaneo di cui può sapere a memoria un libro? Ma penso nessuno, quasi nessuno. Ma perché è mica colpa vostra? Perché è cambiato il posto della poesia. E quindi è cambiato il posto di chi insegna la poesia. Cioè la poesia era fondamentale. Un deputato non poteva ignorare Carducci, Pascoli e D'Annunzio. Qualche anno fa uno sciagurato ministro disse Luzzi, chi è Luzzi? Quando si propose di dare a Luzzi il premio, un premio italiano, insomma, in cui c'era interveniva anche il governo. Chi è Luzzi? Ecco, questa è la classe dirigente che ormai ha saltato la formazione umanistica. Ma io ricordo che perfino grandi filologi come Segre, nella sua introduzione ai testi della storia, siamo alla fine del Novecento, 20 anni fa, scriveva: quell'uomo della classe dirigente che non conosce bene Ariosto e Tasso non fa parte della classe dirigente.
Oggi fa ridere questo, perché nessuno della classe dirigente conosce Ariosto Tasso. Ma Segre pensava che ancora avesse una utilità formativa di questo tipo retorico, oggi non più. Allora, il professore quindi ha avuto fino a 30-40 anni fa una funzione privilegiata in quanto mediatore di identità. L'identità nazionale passava attraverso la letteratura e il professore di letteratura era il mediatore della insieme dell'unità della nazione e dell'insegnamento della letteratura. Dopo De Santis, pensate Sapegno, Petronio, Muschetta, avevano quest'idea di un progresso nazionale, quindi un'idea storicistica, progressiva, che seguiva un itinerario che era stato suggerito prima da Dante, poi da Petrarca, poi da Machiavelli e infine da Pascoli, D'Annunzio, Carducci. Quindi c'era un racconto mitico e identitario nello stesso tempo, a cui avevano dato una mano forte gli stessi scrittori. Pensate al Petrarca, alla Canzone all'Italia, pensate a Machiavelli, no? L'ultimo capitolo del Principe, e poi a Foscolo, a Manzoni, al giovane Leopardi, Carducci, non se ne parla nemmeno, D'Annunzio, perfino Pascoli. Però, a un certo momento, le cose cambiano. Cambiano anzitutto nella letteratura. Prendete i maggiori scrittori del Novecento, del primo Novecento. Svevo e Montale. Cosa ci dicono sull'identità nazionale? Assolutamente nulla. Ma persino Pirandello, che pure ha scritto I vecchi e i giovani, le sue cose più significative non hanno niente a che vedere con l'identità nazionale italiana. Qualche anno fa, un poeta allora giovane, uno di quelli di cui dovreste sapere il nome, Gabriele Frasca, perché è uno dei maggiori poeti italiani contemporanei, ha detto che noi poeti, loro poeti, non sanno come scrivere a un popolo che manca. Non abbiamo più davanti un popolo dotato di una identità, dice Frasca, e noi non sappiamo più trovare il linguaggio che parla a questo popolo. Quindi noi siamo un paese di antica civiltà, però senza racconto, senza un racconto mitico, senza mito e senza identità. Perché non è che all'identità costituita dalla letteratura ne è stata sostituita un'altra. E il professore italiano
si è trovato destituito d'autorità. Abituato a insegnare una storia fondata sulla, una storia d'Italia fondata sull'importanza della letteratura, si è trovato a vivere in un paese dove la letteratura non conta più nulla. E dove un racconto mitico creato dalla letteratura e fondato sulla letteratura non era più possibile. Di qui una situazione di crescente disagio. È la funzione stessa dell'insegnante italiano che veniva colpita. Bisogna aggiungere poi un'altra crisi a questa, che riguarda, questa riguarda il concetto di identità nazionale, ma un'altra riguarda la stessa condizione intellettuale. Per due secoli, anche qui, ed è una cosa che è stata studiata e spiegata molto bene da Pierre Bourdieu, il grande sociologo francese, gli esponenti dei campi relativamente autonomi dell'arte, della letteratura, della scienza, venivano giudicati capaci di disinteresse e di competenza complessiva. È, dice Bourdieu, una situazione di autonomia corporativa, la corporazione dei poeti, la corporazione degli scienziati, la corporazione dei pittori, una condizione di autonomia corporativa che paradossalmente garantiva un universalismo di valori. Cioè, l'avere un'autorità nel proprio specifico campo, la letteratura, la scienza, eccetera, assegnava un'autorità aggiuntiva in ogni campo. Gli intellettuali erano i mediatori del senso. Contribuivano a formare il senso nazionale di un popolo. Bourdieu parla di grande corporativismo dell'universale. Perché dell'universale? Perché pur essendo professori di chimica, le loro affermazioni avevano un'autorità universale in ogni campo. Un paradosso. Gli intellettuali parlavano partendo da un corpo separato e autonomo, sempre la letteratura, e quello che dicevano aveva un valore riferito alla totalità umana, a tutti i saperi, e non solo al sapere specifico da cui partivano. È quella che Fichte, all'inizio dell'Ottocento, aveva chiamato la missione del dotto. Cioè la missione del dotto? È quella di poter parlare a tutti gli uomini in nome di verità universale e di avere un'autorità che permette loro di parlare. Ricordate l'affare Dreyfus, che fu il momento culminante di questa storia. La polemica è interessantissima. Quando Zola, uno scrittore, insieme ad altri scrittori,
pronunciò il famoso Sarkozy, cioè io accuso la classe dirigente di essere razzista, fascista, antiebraica. Perché l'ebreo Dreyfus è innocente, è evidentemente innocente. È interessante perché un ufficiale generale, anzi, dell'esercito gli rispose: ma che autorità ha Zola per intervenire su un tenente colonnello che riguarda l'esercito? Parli del romanticismo e ha autorità. Ma che autorità può avere a proposito di Dreyfus? Stia zitto, non gli compete. E allora Zola scrisse il famoso appello firmato da, e la parola nacque allora, les intellettuels, gli intellettuali. L'appello in cui questi intellettuali, cioè scrittori sostanzialmente, denunciavano il governo di razzismo perché volevano condannare ingiustamente un ebreo, Dreyfus. In base poi a questo appello, Zola dovette fuggire in Inghilterra per sfuggire agli arresti addirittura. Però Dreyfus era innocente e il tribunale riconobbe che Dreyfus era innocente. In base a quale autorità Zola, che era uno scrittore, poteva dire che Dreyfus era innocente? L'autorità dello scrittore, cioè l'autorità della scrittura. La scrittura era così importante, essere romanziere era così importante, che gli dava un'autorità in ogni campo, e non solo nel campo della scrittura. Questa realtà è durata 100 anni, quasi 100 anni. Ricordate quando Moravia, che un pochino somigliava a Zola, firmava gli appelli, no? E questi appelli intellettuali spesso avevano una funzione dirompente, denunciavano la verità. Pensate alle posizioni assunte da Freud, da Einstein, da Russell, da Sartre, no? Sono tutti grandi intellettuali che hanno svolto, che parlavano di tutto: sociologia, psicanalisi, letteratura, questioni sindacali, questioni scolastiche. È una tradizione che è arrivata anche in Italia, no? Calvino, Pasolini, Fortini, scrivono di tutto. Sembra che abbiano un sapere universale e soprattutto che abbiano incorporato la missione del dotto, di cui parla Fichte, cioè la missione di dire la verità, di essere portatore di un universale umano. Bene, dopo l'affaire Dreyfus, 100 anni dopo, c'è l'affaire Moro di Sciascia. L'affaire Moro di Sciascia è la fine del processo che si era aperto con l'affaire Dreyfus. Dopo l'affare Moro di Sciascia, gli intellettuali hanno perso qualsiasi funzione universale nel nostro paese. Questo era già chiaro prima dell'affare Moro. Nel 1971 Franco Fortini scrisse un saggio in cui diceva che il termine
intellettuale non è più utilizzabile. Perché oggi gli intellettuali tendono a sparire e al loro posto appare lo specialista, l'esperto, il quale non parla in nome di valori universali, ma in nome delle competenze specifiche del proprio campo. Ricordate, qualcuno aveva sentito parlare del delitto del Circeo, quando dei fascisti rapirono e seviziarono due ragazze del popolo. Chi commentò sui giornali questo evento? Calvino, Fortini, Pasolini. Oggi verrebbe chiamato uno scrittore in televisione per un evento simile? Verrebbe chiamato un criminologo, verrebbe chiamato un uomo della polizia, uno psichiatra, un sociologo, un esperto. Ma non uno scrittore che non è esperto. Diceva Fortini, sparisce l'intellettuale e arriva l'esperto, lo specialista. E svolgeva però un discorso che ci interessa. Il discorso è questo. Chi svolge una funzione intellettuale svolge anche una funzione, ma poi svolge anche un ruolo. E funzione e ruolo non sono la stessa cosa. La funzione ha una base storico-antropologica. Cioè lo scrittore parla in nome di valori storico-antropologici. Il ruolo è la mansione. È la mansione che ti dà l'azienda, lo Stato per cui lavori. Ogni professore, per esempio, può sviluppare la funzione, ma deve sviluppare il ruolo. La funzione consisterà nel mettere una particolare passione nell'insegnamento, in base alla quale il passato, il presente e il futuro tendono a configurarsi in un certo modo, cioè a fare un discorso fondato sull'universale umano. Il professore che segue il ruolo ubbidirà al mansionario che gli è richiesto, cioè l'insieme di mansioni che deve svolgere, insegnare questa cosa, insegnare quest'altra, dare un voto, dare quest'altro voto. Quello che sta succedendo, diceva Fortini negli anni 70, notate, è che la funzione tende a scomparire e il ruolo diventa preponderante. Il ruolo evidentemente è un ruolo burocratico. Ora, tenete presente che tutto questo si svolge nell'ambito di un sistema che negli ultimi 50 anni produce valori eminentemente immateriali, produce linguaggio, produce informazione,
produce pubblicità. E che oggi sempre di più linguaggio e sapere e potere tendono a coincidere. Un tempo i sacerdoti potevano avere, rispetto ai faraoni e rispetto al popolo, una funzione autonoma perché erano padroni del linguaggio. Oggi padroni del linguaggio sono coloro che distribuiscono il linguaggio, i produttori del linguaggio, l'industria del linguaggio, l'industria dell'informazione. Quindi oggi fa, mentre un tempo il potere del linguaggio si poteva opporre al linguaggio del potere, oggi il linguaggio del potere e il potere del linguaggio tendono a coincidere. E non si oppongono più. Gli intellettuali, o quelli che un tempo erano intellettuali, sono inseriti in grandi apparati di sapere e potere, che rispondono a pochi centri di comando integrati a livello internazionale e non hanno più nessuna reale possibilità di controllo su di essi. Sono parlati, non parlano più. Questa è la ragione profonda della crisi, che è crisi degli intellettuali e crisi del professore, che prima era un intellettuale. E ora tende a non esserlo più, a diventare un impiegato, a diventare un burocrate, un tecnico, un mero esperto. Questa è una delle cause della crisi della scuola e della didattica dell'italiano. Senza un racconto mitico, cosa si racconta a scuola? Ma diceva Machiavelli che come si esce dalla crisi? Si esce da momenti di crisi, scrive Machiavelli, tornando alle origini. Ripensare ai propri fondamenti. Questo vi invito a fare. Ripensare ai nostri fondamenti, in cui ruolo e funzione avevano tutte e due importanza, potevano coincidere, potevano non coincidere, ma esistevano entrambi. Cioè bisogna tornare alle ragioni storiche e antropologiche della nostra funzione e non stare chiusi dentro il ruolo. Insomma, c'è ancora la possibilità di insegnare un nuovo racconto, di fare a scuola un nuovo racconto, dopo che è tramontato il vecchio racconto mitico? Questa è la domanda. Perché senza un racconto da svolgere, il professore non ha argomenti al di fuori delle competenze tecniche pure.
Vi insegnerà cos'è il verismo, vi insegnerà cos'è il romanticismo, cos'è un decasillabo, cos'è un settenario. Ma il senso della letteratura non ve lo posso più spiegare, perché neppure lui lo sa più, fra l'altro. Guardiamo come si è reagito a questa situazione. La prima reazione è stata lo strutturalismo, che negli anni 60 e 70 del secolo scorso ha detto basta, basta con la storia della letteratura, la storia dell'identità nazionale, questa è pura ideologia, basta con l'ideologia. Stiamo al testo, e il testo è autoreferenziale. Il testo è autoreferenziale, non parla di nulla, parla di sé. L'autoreferenzialità dei testi letterari significava dire che bisognava stare chiusi dentro la letteratura, guai a uscire nel mondo reale. E così si recuperava interamente il ruolo, declinandolo in termini tecnico-scientifici. La letteratura insegnava la retorica, le figure retoriche, ovviamente, la metrica, come è fatto un testo, questo è un classico, come è fatto, come sono fatti i Promessi Sposi, e gli schemi, schemini, frecce, freccette. Ci siamo passati tutti negli anni 70, negli anni 80, anche i manuali, il più illustre dei quali è certamente quello di Segre. Ma è durato 10 anni. L'inebriatura strutturalista a scuola funzionava male. Io mi ricordo di aver visto un povero ragazzo davanti alla lupa di Verga, e doveva trovare gli attanti, i coadiuvanti dell'azione, tutte cose che, sì, a un esperto possono servire, ma a un ragazzo deve leggere alla lupa, non si capisce cosa serve. No? E il subisso poi da grammatica, con una serie di domande a cui io non so rispondere. Una volta mi confidai con un mio amico, che è un grande filologo, un amico grande filologo, e gli dissi, ma mio figliolo fa la seconda media, mi fa una serie di domande di grammatica a cui non so rispondere. Eppure io insegno all'università. E lui, che era un filologo, mi disse, guarda, mia figlia fa il ginnasio, mi viene a fare questa domanda, io non so rispondere nemmeno ad una. E mi chiedo, ma io sono un grande filologo, non so rispondere a queste cose. Allora, sono domande imbecille quelle che fanno, no? Se un professore universitario, proprio un grande filologo come lui, la figlia aveva chiesto, ma il discorso a focalizzazione zero, a focalizzazione multipla, lui ha detto, ma insomma, forse dipende da chi parla, da come parla, ma non avevo le idee chiare. Dice. Ma poi, a cosa interessa tutto questo, scusate? Perché
sprecare il tempo di questi poveri ragazzi non a capire la lupa, ma a descriverla. A descriverla in queste forme grottesche, minute, burocratiche. Ma poi è un dato di fatto, professori universitari che non sanno rispondere a domande fatte ai ragazzi di delle scuole medie. Ci sarà qualcosa che non torna, non tutto questo. Ma poi già l'ho detto ieri, fra persone normali, chi è che legge un testo per descriverlo retoricamente? Sono un matto. No? Allora perché si legge un testo? Poi si cominciò negli anni 80, 90 a porsi il problema. Perché si legge un testo? Non è per descriverla. Forse è per capirne il senso. È per capire se questo senso ci riguarda. Ma se è così, cambia tutto. Perché l'interpretazione diventa decisiva. Il senso nasce dall'interpretazione del testo. Dall'America allora, e dalla Francia, era la teoria franco-americana, americana ma nata su spunti francesi, nasceva la teoria della decostruzione, per cui un testo andava decostruito per mostrare che non aveva nessun significato. Cioè, per mostrare l'indecidibilità del testo, e qualunque significato noi attribuivamo a quel testo era fallace. Se non si diceva questo testo significa questo, non è vero, significa quest'altro. E lì che Fichte fece lo scherzo agli studenti di scrivere una falsa poesia alla Lavagna, ve l'ho detto ieri, e i suoi studenti la lessero come una poesia mentre era un elenco bibliografico. Lui voleva dire, vedete, potete attribuire qualsiasi significato, vanno tutti bene perché vanno tutti male. Ieri parlavo di nichilismo. Oppure, questa è una linea che veniva dall'America, oppure un'altra, potenzialmente più interessante, che era vedere il testo come manifestazione di una grammatica del potere. Cioè vedere il testo come documento. Documento di una situazione storica in cui il potere maschile in genere, o bianco, soggiogava le donne, i neri e così via. Però questa seconda mi interessava di più della prima, cioè questa importanza si dava al senso. Ma una cosa però non potevo condividere, che il testo fosse ridotto a documento. Il testo è anche un documento. Per esempio, un documento del potere del maschio bianco sulla donna e su neri. Benissimo. Ma il testo non è solo quello. Non si può ridurre un testo al suo contenuto. Non si può ridurre un testo a documento. È anche un documento. È giusto mostrare che è anche un documento, ma è qualcosa di diverso da un documento. Perché ha mille significati, ha una stratificazione di significati. Non ha solo quel significato politico che tu ci vuoi trovare. La complessità del senso
È questo che fa notevole un testo letterario. Se questa complessità e problematicità del senso la riduci a un unico tema, sempre quello, quello del potere, perdi una parte del messaggio, forse la più importante del messaggio dello scrittore. E poi non si capisce più perché si deve ricorrere alla letteratura per sapere delle cose che possiamo benissimo sapere attraverso altri documenti più diretti della letteratura. Però, nonostante questi squilibri, per me e per molti inaccettabili, veniva dalla cultura americana assegnata importanza alla lettura. E questo mi interessava. Cos'è la lettura? Quello che dovrebbe farsi, invece di fare decioli di grammatica, sparisse decioli di lettura nelle medie inferiori, non sarebbe tanto meglio. La lettura. La lettura comporta, diceva Gadamer, una fusione di orizzonti. L'orizzonte del lettore si fonde con l'orizzonte del testo. E in questa fusione nasce un senso, di cui sono portatori il testo, anzitutto, ma anche il lettore del testo. Dalla lettura nasce un senso. Ed è per questo senso che si legge. E questo senso è il prodotto dell'incontro, dalla fusione di due soggetti, il testo e l'interprete. Nella lezione, che è lettura, come dicevo ieri, il rapporto è triangolare. Io leggo il testo agli studenti. Chi insegna ha da una parte il testo, dall'altra parte gli ascoltatori, con lo stesso testo davanti. E cosa deve fare per trovare il senso? Ci arriveremo progressivamente, ma prima la prima cosa che deve fare è certamente il commento. Ci sarà poi una mia lezione tutta sul commento e l'interpretazione, ma qualcosa devo anticipare ora. Il commento non è l'interpretazione. Oggi si danno due termini come se fossero equivalenti, ma non è vero. Scientificamente non è vero. Poi se volete tutto è possibile, ma commento non è interpretazione, ma è la base dell'interpretazione. Cos'è il commento? Il commento è l'atto di rispetto per il testo. Il commento è un momento etico attraverso cui io rispetto il testo e cerco di definirne il significato più immediato. Un commento letterario, storico,
letterale, spiegherò il valore di certe parole, il significato storico di altre. Cioè, il commento permette di capire il testo, non di comprenderlo, ma di capirlo. Per comprenderlo, cioè prenderlo insieme all'altro, prenderlo insieme al contesto, prenderlo insieme a noi, prenderlo insieme al nostro mondo, e occorre qualche altra cosa. Occorre l'interpretazione. Il commento rende forte il testo. Il commento deve servire a rendere forte il testo, a rendere il testo forte, autorevole, ma l'interpretazione rende forte il lettore. L'interpretazione cerca il valore del testo. E in questa donazione di valore si esprime il potere del lettore. Attraverso il commento si impara a rispettare l'autonomia del testo, ad ascoltarlo, a capirlo nella sua diversità rispetto a noi. È un fatto etico e non solo filologico. Attraverso l'interpretazione, il lettore impara ad assumersi la responsabilità ermeneutica. Nel momento del commento, al centro della classe sta il testo. È il testo che comanda. Nel momento dell'interpretazione, il centro della classe è la classe stessa. È la classe che diventa centro dell'interpretazione. Nel commento protagonista è il testo. Nell'interpretazione protagonista è la comunità ermeneutica. Che discute anche sulle domande di senso da porre al testo. Ora, ogni interpretazione, si sa, è parziale, relativa a una determinata epoca, a una determinata persona, a un determinato gruppo sociale. Tutto questo è ovvio. Si sa anche che, a differenza di un trattato di botanica o di biologia, ogni parola che incontriamo in una poesia ha significati multipli e diversi fra di loro. In un trattato di botanica la rosa può essere solo quella. Ma in una poesia la rosa può essere tantissime cose. Insomma, l'interpretazione è infinita. Anche perché dopo di noi verranno altri che interpreteranno in modo diverso la stessa poesia. Pensate a Dante, in quanto in modo diverso è stato interpretato. Però il fatto che l'interpretazione sia infinita
non significa che sia illimitata. È infinita, ma non illimitata. Ogni interpretazione ha il suo limite. Se l'interpretazione si basa su assunti estranei o contrari al testo, quella interpretazione è inaccettabile. Non per ragioni scientifiche, ma per ragioni morali. Io non posso far dire, se incontro una persona, non posso fargli dire una cosa che lei, questa persona non dice. La base del dialogo umano si fonda sulla comprensibilità reciproca. Questa comprensibilità può essere difficile, multipla, complicata. Ma se il testo dice oggi piove, non gli possiamo far dire oggi c'è il sole. Quindi ogni interpretazione è limitata, è parziale, è relativa. Ma nello stesso tempo veicola un senso e si confronta con gli altri sensi che altri hanno trovato. E questa è la democrazia. E questo nesso profondo tra interpretazione e democrazia. E qui la base per cui la classe come comunità ermeneutica è un fattore di democrazia, è un addestramento alla democrazia. La classe come comunità ermeneutica non fa che prefigurare una comunità più ampia che abbia capacità ermeneutiche. Ora, quando si cerca il significato di un'opera, si cerca il significato per noi. Se io leggo la sera per diletto un libro, cerco un significato per me. Ma se io questo libro il giorno dopo lo insegno a voi, io devo cercare un significato per voi. Fare critica letteraria e insegnare letteratura significa cercare significato per noi. Il significato per me non interessa a nessuno. Interessa un significato collettivo che possa riguardare tutti, che possa interessare tutti. Io devo spiegare e convincere perché leggo un testo in classe. E devo spiegare che lo leggo perché questo testo ha un significato per noi. Se gli dico, dovete leggere questo testo perché ha un significato per me, i ragazzi mi ridono in faccia, giustamente, no? Deve essere un significato che riguarda tutti tendenzialmente, ma loro in particolare. È una questione questa, sembra spicciola, ma è una questione posta già da Kant. Kant, nella critica del giudizio, dice, quando si legge
un testo estetico, che abbia valore estetico, non si giudica solo per sé, ma per tutti. E infatti si parla della bellezza come se fosse la qualità delle cose e non qualcosa che vedo io, dice Kant. Per questo il critico, sempre parola di Kant, non chiede il consenso degli altri, lo esige. Lo esige. Cioè parla a nome di tutti. In altri termini, si torna all'universale umano di cui parlava Bourdieu. Chi parla e giudica di letteratura e di arte non lo fa per sé, ma lo fa per una comunità. Il valore che cerca non è un valore per sé, è un valore per tutti, è un valore che possa interessare tutti, che possa coinvolgere tutta la comunità. È il paradosso della critica, no? La critica sa di essere caduca, di essere relativa, di essere sostituibile. Sa che dopo di me altri interpreteranno Verga in maniera diversa. Sa di essere limitata a un orizzonte storico. Ma nello stesso tempo ha bisogno di porsi come universale. Nello statuto stesso della critica sta questa pretesa di universalità. La critica è traduzione, trasmissione, trapianto. Sia in senso orizzontale, al presente, da me a voi, poniamo, sia in senso verticale, dal passato al futuro. Io vi trasmetto, traduco Dante per le vostre menti. Trasmetto Dante, trapianto Dante da me a voi. Ma anche trasmetto Dante dal passato al futuro attraverso di voi. È l'eredità di cui parlavo ieri, no? Insomma, Kant pone un insieme di problemi che è estremamente attuale. Per quale noi cerchiamo il significato? Cerchiamo il significato per noi. Già, quale noi? Kant dice che il significato deve essere valido per tutti. Quali tutti? Come si identificano i tutti? L'universale umano a cui pensa Kant, in quale orizzonte storico si definisce oggi? Oggi. E tutti che ci riguarda oggi, chi sono? Torniamo indietro.
Il primo a porsi con chiarezza questo problema è stato naturalmente De Santis. De Santis individua chiaramente il noi a cui lui si rivolge. Ed è il noi romantico risorgimentale, il noi di un popolo, forse meglio, del gruppo dirigente borghese di questo popolo, che stava diventando nazione. Lo dice proprio apertamente, soprattutto nei suoi scritti giovanili, prima di scrivere la storia. Io cerco dei significati che riguardano il gruppo dirigente che formino il gruppo dirigente che creerà l'Italia unita. L'Italia unita, quindi romantico risorgimentale. 100 anni dopo, anche Auerbach si pone il problema. In Mimesis, nel suo capolavoro, un libro ciascuna persona colta dovrebbe leggere e rileggere. Sapete che Mimesis è stato scritto quando Auerbach era fuggito, perché il nazismo lo aveva costretto a fuggire ed era fuggito a Istanbul, in Turchia, insomma. E dice Auerbach, io muovo dalla lingua nazionale, cioè sono partito come filologo dagli autori tedeschi e scrivo una lingua nazionale, il tedesco. Ma la nostra, cito testualmente, la nostra casa filologica è la terra, non può più essere la nazione. 1940-41. La nostra casa filologica è la terra, non può essere più una nazione. Guardate che la strada fatta da De Santis, Auerbach. Cioè il valore che io devo trovare non è il valore che serve alla classe dirigente che deve formare l'unità d'Italia, come voleva De Santis. Ma io, nella guerra mondiale, pensate, parole scritte durante la guerra mondiale, da un esule, la nostra casa è la terra. La nostra casa di studiosi, parla in quanto filologo, non è più la Germania, è la terra, cioè il pianeta. È un bel problema, no? I valori che per noi sono la verità non possono più servire per un processo di utilità nazionale, ma devono servire all'umanità intera. Sono passati 80 anni, e viene da ridere a pensare che oggi si ripete
le litanie del sovranismo, no? Del sovranismo. Quale sovranismo? Siamo su una trottolina, diceva Pirandello. Almeno mettiamo d'accordo gli abitanti di questa trottolina. Ma la situazione odierna è quella che ha indicato Auerbach. Non è quella che ha indicato De Santis, o peggio che mai ci indicherebbe Salvini. Auerbach aggiunge addirittura che gli è servito molto non avere una biblioteca specializzata. Se avesse scritto in Germania avrebbe avuto, sapete che Auerbach parla della Bibbia, del Vangelo, di tutte le letterature, cerca il realismo in ogni letteratura fino a oggi, fino al Novecento. È un grande libro, no? Dice, però io qui in esilio devo lanciarmi, non ho biblioteche specializzate. Ma questo potrebbe essere una fortuna. Già, perché? Per l'interpretazione potrebbe essere una fortuna. Perché vedere le cose da fuori permette di vederle in una luce diversa. Molto spesso uno studioso, il primo libro è il principale. Perché il primo libro è stato scritto vedendo da fuori. Non è ancora entrato nell'Accademia. Quando sarà entrato dentro, scriverà cose più precise, più esatte, più conformi. Ma quel guizzo di novità che dà lo sguardo da fuori, spesso ce l'ha il giovane. Perché vede le cose da fuori, o si è in esilio, perché vede le cose dall'esilio. E lui dall'esilio vedeva questa necessità di cercare un significato per noi, e questo noi fosse noi dei popoli del pianeta, non dei tedeschi. Cioè, ci chiede uno sguardo planetario. Certo, noi muoviamo da un punto di vista particolare, non è che possiamo dimenticare di essere parziali, cioè di essere italiani, ma dobbiamo sforzarci di rendere il nostro punto di vista parziale, sapendo che è parziale, il più possibile accessibile al mondo altro degli altri popoli del pianeta. Beh, questo avrebbe conseguenze enormi per l'educazione. Perché dobbiamo insegnare soltanto la letteratura italiana? E non porci il problema, anche perché nelle classi ormai abbiamo studenti che vengono da ogni parte del mondo, di vedere il rapporto tra la letteratura italiana e la cultura italiana, e la letteratura e la cultura di altri popoli. E questo è interessante, è nuovo. E su questo punto si registrano dei passi indietro incredibili. Pensate che la vituperata, anche giustamente, riforma Gentile, pieno fascismo, obbligava
gli studenti a conoscere i principali autori delle principali letterature straniere e ne faceva il nome. Nell'ultimo tentativo di riforma organica, quello della Cermini, si fa un unico nome en passant di uno straniero, Baudelaire. Ma mi spiegate voi che senso ha spiegare a scuola, fare leggere a scuola Fusini, poniamo, quando poi lo studente andrà a Londra a vedere Shakespeare e non saprà nulla di Shakespeare e saprà tutto di Fusini. A cosa gli serve sapere Fusini e non sapere nulla di Shakespeare? C'è qualcosa che non funziona, no? Lasciamo il Fusini, lo studio dello specialista che diventerà professore di letteratura italiana. Ma quello che diventerà un geometra, un ingegnere, legga Shakespeare. Non solo perché è incomparabilmente più grande, ma perché poi gli servirà quando domani a Londra verrà invitato a teatro, no? Questo ci dovremo tornare quando parleremo del canone, una delle prossime lezioni. Ma vorrei concludere, anche perché allora, tornando alla domanda iniziale, può esistere un nuovo racconto della letteratura, visto che il vecchio non vale più? Si può indicare un nuovo senso, se non della storia, dell'epica e dell'impegno civile? E allora vediamo, facciamo un passo indietro, guardiamo la letteratura, che la letteratura anticipa, eh? Le opere moderne, soprattutto le opere moderniste, quelle cioè del primo Novecento e dopo, sono opere che vanno considerate come costruzioni da completare. Non mi riferisco solo a Gadda, ovviamente. Ma pensate a Svevo. La coscienza di Genova finisce in questo modo sorprendente. Il mondo esploderà, ma degli embrioni potranno continuare a vivere. Non è soltanto la catastrofe, eh? È la catastrofe, ma questa catastrofe permetterà a degli embrioni di vivere in modo nuovo. E il discorso finisce qui. Voi dicete, ma poteva essere più preciso? No, non lo sapeva. Nemmeno lui accennava a una qualche cosa. Direi che quasi tutte le opere del modernismo sono da completare. L'Ulisse di Joyce è finito davvero con la scena di Molloy nel letto? Sì, ma potrebbe continuare altre 200 pagine. Quello che è certo è che non si può né indossare il camice bianco dell'esperto, che si mette i guanti, analizza le metafore e le figure retoriche, analizza la metrica col bilancino, fa le sue formulette. Questa è una strada chiusa, tanto più a scuola.
non si può ridurre la critica all'insegnamento a operazioni asettiche. E neppure si può ridurre, come purtroppo sia nella critica che nell'insegnamento, a volte accade, a esibizione narcisistica di sé. Voglio dire che il nuovo racconto della letteratura riguarda un significato che è appena percepibile, che è da costruire, non qualcosa che è stato già costruito. Beh, questa è la differenza tra Petrarca della Canzone all'Italia, Machiavelli della Conclusione del Principe e D'Annunzio e Pascoli che esaltano l'Italia guerriera. Carducci, D'Annunzio sono dei retori, descrivono quello che è dominante alla loro epoca. Machiavelli o Petrarca annunciano qualcosa che era in nuce, era appena percepibile. Figuriamoci nel 300, nel 500, immaginare l'unità d'Italia. È come oggi immaginarsi l'unità del mondo. Eppure loro sono grandi scrittori, mentre Pascoli, D'Annunzio, retori. No. Voglio dire che il nuovo racconto presuppone che si possa trovare e indicare una nuova attualità della letteratura. Una nuova attualità della letteratura. Pensate che alla dimensione ricca più di domande che di risposte che ha la letteratura contemporanea. Pensate alla tregua di Primo Levi o alla conclusione della Casa in Collina di Fenoglio. Di Pavese, scusate. Ho detto Fenoglio perché pensavo a una questione privata di Fenoglio. Cioè, quanto il privato, l'esistenziale, sia presente in queste immaginazioni di futuro. La grande scommessa problematica etica ed esistenziale della letteratura moderna non esalta una identità data, ma accenna a una identità da costruire. E per costruire un'identità nuova occorre una passione civile di tipo nuovo, volta non a revocare un mito del passato, ma a delineare la possibilità di un nuovo racconto, non più nazionale, ma planetario. È la marginalità a cui siamo costretti, la marginalità dell'intellettuale che non vale più nulla, la marginalità del critico letterario che non serve più a nulla,
La marginalità di voi studenti di lettere che non sapete mai cosa farete fra un anno o due, la nostra marginalità può essere quell'occhio esterno che diceva Auerbach. La nostra marginalità può diventare una forza e insieme una ragione di costruzione di una nuova identità. Insegnare vuol dire oggi soprattutto insegnare a costruire insieme, insieme a testi, una nuova identità. E di questo dobbiamo cominciare a parlare invece di quantificare al solito le mansioni burocratiche dei docenti. Perché si discute sempre di mezzi e mai di fini? Perché si discute di mezzi? Come insegnare? E mai perché? Io voglio sapere perché devo insegnare. Perché? Di questo non si parla. Dei fini non si parla. Ma i fini interessano, no? I mezzi verranno poi, ma quello che conta è i fini. Noi cercheremo, nelle prossime lezioni, di vedere mezzi e fini, ma mezzi funzionali a un fine, però. E qui finiscono.